per l'angolo dell'ignorante è qui con noi Luca Franchini. Buongiorno a tutti amici, oggi avete visto, abbiamo una nuova location, abbiamo fatto i soldi, l'angolo è sempre più ignorante ma anche sempre più ricco dal punto di vista scenografico. Abbiamo chiesto ospitalità agli amici del tennis, perché qui c'è uno studio per qualsiasi cosa: golf, Formula 1, moto, curling, tennis, tranne che il wrestling. Frank, dai, di cosa ti lamenti? Già abbiamo scoperto questa settimana che tanti anni fa, stai fermo che a casa si è tutto un giramento di balle, tanti anni fa non ce l'hai mai detto, cosa? Ma tu prima che Fusaro commentasse il wrestling giapponese in TV su una televisione locale di Varese, che sì, poi ha chiuso, sì, avevi sì, commentato era... alcuni match. Certo, Tele Sacromonte arrivavano da Sai TV in Master. Esatto. E tu avevi anche chiesto, mi sì, raccontavi, consulenza ad un mediatore culturale dell'ambasciata, della famosa ambasciata giapponese a Varese, che adesso però ha chiuso. Peccato però che di quei nastri non ci sia più nessuna testimonianza. No, invece sai, ridendo e scherzando, Michele, sai, sabato scorso sono passato davanti alla vecchia sede di Antenna 3 Lombardia, dove abbiamo mosso i primi passi come telecronisti del wrestling. Con Alessandro e Stefano, due miei amici, che siamo andati a fare un... Sì, guarda, mi è venuto... Mister Paglio, l'ho visto anch'io qualche anno fa. Mi è venuto un magone, infatti mi sono fermato e gli altri mi hanno detto: perché ti sei fermato? Ragazzi, qua... dove ho registrato le prime telecronache, adesso sì, c'è fuori un cartello Vendesi, una cosa del genere, però veramente, oh, sono passati 14 anni, mamma mia. Ti ricordi, eravamo arrivati là tutti in giacca e cravatta a fare il primo provino, certo, tirati? Certo, una domenica era il primo provino. C'era Fabio Guadagnini, che allora era il caporedattore di Stream. Di Sport Stream, esatto. Noi non andavamo molto d'accordo, ma ci siamo seduti e abbiamo cominciato e poi, oh caspita, è iniziata quell'avventura e non è mai finita, è dal settembre del 2000. C'è stata una leggera interruzione, no? Durante un rinnovo contrattuale, ma... sì, di una settimana, e poi siamo passati dalla WCW alla WWE nel 2001, però è stata davvero un'avventura interminabile. E noi andavamo lì, mi ricordo, no? C'era anche il barettino dentro. Ah, beh, c'era la centralinista che era una zoccolona. No, Frank. Ma no, ma la realtà, dai. Già allora, ecco, muovevo i primi panni come i primi panni come Godzilla. Senti, devo starnutire, aspetta. No, quello non è starnutire, quello è tossire. Ho bevuto il caffè in mensa, abbi pazienza. Vabbè, mi sta corrodendo le corde vocali. Guarda, c'è qualcuno che ci sta guardando male, secondo me. Vabbè, pazienza. Abbiamo usurpato il posto. È colpa tua, licenzieranno te. Tra l'altro, in quella sede ad Antenna 3 Lombardia riuscimmo anche ad avere una telecronaca con Maurizio Mosca. Sì, Maurizio Mosca, è vero, il compianto Maurizio Mosca, che ci fece per l'occasione il pendolino. Mi ricordo il match era fra Booker T e Mike Ozone, se non ricordo. Esatto, male. Bravo. E quindi sì, fu divertente in quell'occasione. Ci stanno disturbando, volevo dire. Siamo noi che disturbiamo loro, Fred. No, e se no, dov'è l'angolo degli ignoranti? Dobbiamo sempre far finta che ci disturbano gli altri, disturbano noi. Di cosa vogliamo parlare? Beh, finiti i clamori della scomparsa dell'Ultimate Warrior, la puntata di Raw di questa sera, 19, Sky Sport 2, è a lui dedicata, un grande tributo a The Ultimate Warrior. Ho collaborato al montaggio della puntata, quindi ho già sbirciato qualcosa. C'è un momento toccante all'inizio con i rintocchi della campana, il minuto di silenzio, insomma. E poi ci saranno tanti ricordi durante la puntata, il match con Hogan a WrestleMania 6, il ritorno a WrestleMania 7, tanti bei momenti della carriera dell'Ultimate. Bene, quindi un motivo in più stasera per non perdersi la puntata o per... ore 19 Sky Sport 2. O per non perdersi le repliche, per chi non può vederla stasera. Tra l'altro, fermo Frank, entri in microfono. So che sei ignorante, quando hai una palla in mano non riesci a star fermo. Sì, però almeno io, anche se ho una palla, è per dimostrare che, vabbè, meglio avere una palla grossa che non avere le palle. Ah, ecco, ho capito. Tra l'altro, Frank, da oggi sono in distribuzione le Lamin Card della WWE, no? Della Edilbass. Edilbass, senza l'elle. Edilbass. Mi piaceva più se era Edilbass. Compratela e la rinomini, no, dai. No, sei tu quello che c'hai i soldi, non io. Insomma, un prodotto a cui abbiamo collaborato. Quello in realtà non ho fatto una mazza. Vabbè, comunque la fatturina la fai anche tu. Certo. È il primo prodotto, no? Da un po' di tempo, insieme alle uova di Pasqua, dei giochi preziosi, che sono un'esclusiva della Coop. Sì, che ce ne hanno anche mandate due in omaggio a testa. Io una l'ho già condivisa con la redazione, tu invece... Io le ho rivendute agli amici, maggiorandone il prezzo. Vabbè. Quindi
fiondatevi in edicola e date un'occhiata a queste Lamin Cards. Sì. C'è anche la Lamin Cards speciale olografica. Poi domani vado fino a fare un altro pezzo di tatuaggio. Ah sì? Sì. Dopo l'uccello cosa ti tatui? Oh no, beh, cioè, diciamo che vado avanti dalla parte di qua, sulla tetta destra. Ah ecco. Qua. Ormai ci hai preso gusto. Un pugnale, un teschio, devo ancora decidere bene entro domani. Hai le idee chiare, eh? Sì, assolutamente. Mondo del wrestling, di cosa si parla? Guarda, in questo? Guarda quel barboletto, guardatelo, è arrivato, sembra uno scappato di casa, vabbè. Vabbè, poverino, sta lavorando. Sì. Lasciamolo lavorare. Sai che mi sono già rotto. Ti sei già, ma sono appena 5 minuti e 40. Vabbè, già tanto, non è che dobbiamo fare questo impegno. Non lo so. Questo... Poi c'è il resident qui che deve venire a lavorare, non a fare il pirla. Vabbè, ma magari lo pagano lo stesso anche se gli occupiamo il posto. Dai, finiamo il... Vabbè, allora finiamo con la massima del giorno. Bravo. No? Allora, chi va veloce, no, chi va piano? Sì, ma però non mi puoi cadere su questa roba. La massima del giorno è, tu devi dire, chi va piano? Chi va piano? Arriva tardi. Ah, ecco, cioè ti sei studiato sta cagata tutto sì, il weekend. Però mi piaceva. Vabbè, d'altronde allora, sì. È l'angolo dell'ignorante.